delle proprie idee politiche, dei propri contenuti a quello che ha detto, glielo fa fare. Noi siamo di un altro avviso, se lei è lì a fare il Presidente della Camera, credo debba attenersi alle regole in generale. Grazie. La ringrazio, lo prendo come un accenno ironico il suo, perché è di tutta evidenza che capire che l'onorevole Brignani intervenisse non a titolo personale, ma per fatto personale, così come l'onorevole Chiarelli in questo momento ha fatto una precisazione che avrebbe potuto essere per fatto personale o a titolo personale. Di fatto si è capito nel corso dell'intervento, era già trascorso oltre la metà del tempo, quindi la ringrazio per la puntualizzazione, ma insomma francamente ecco, non credo che la Presidenza possa essere accusata di parzialità. Onorevole Ferrarese, no, se ci sono obiezioni, se ci sono opinioni di me, la ringrazio, onorevole Nesci. Allora, va bene, apprezziamo anche la sua ironia. Prego, onorevole Ferraresi. Grazie Presidente, ma io posso rassicurare il collega Molteni che di certo non saranno gli imprenditori italiani ad avere benefici dalle airgun e dalle trivellazioni nei mari, ma semmai saranno imprenditori che con l'Italia non hanno nulla a che fare se non venire qui, uccidere il nostro terreno, uccidere il nostro sottosuolo e anche il futuro dei nostri figli. Gli italiani non andrà in tasca assolutamente nulla. Detto questo, è impossibile, impensabile sentire le parole alla sinistra, alla mia sinistra, di chi ha fatto collezione di leggi incostituzionali, come il Lodo Alfano approvato in appena 20 giorni e dichiarato incostituzionale dalla Corte. È questo il modello di discussione che avete? Per non parlare dell'atto stalinisto-fascista, decidete voi, in cui appunto il Presidente Sisto sulla legge elettorale ha rimandato alle Camere e anche lo svuota carceri con la ghigliottina, il decreto IMU Banca Italia e per così dire. Allora distruggete pure tranquillamente il futuro dei vostri figli, Grazie, ma non prendeteci in la giro. ringrazio. Onorevole Colonnese. Grazie Presidente. In realtà io sto parlando per un senso di responsabilità e lo stesso senso di responsabilità che dovrebbero avere persone che siedono qui da diverso tempo e sono all'ennesima legislatura. Io devo parlare in quanto campana, nel senso che io so che cosa succede, che cosa è successo senza l'applicazione dei reati ambientali, senza fare in modo che non ci fossero responsabilità. Noi in questo momento, e siamo alla terza lettura, questa è una cosa che ci siamo dimenticati, sembra che qui ne stiamo affrontando nuovamente questa discussione, noi dobbiamo specificare che abbiamo un dovere morale nell'approvazione di questa legge. Noi ce l'abbiamo perché adesso, quando andremo in campagna elettorale in Campania, noi diremo che faremo qualcosa contro i reati ambientali. E io lo devo fare perché devo dire che in Italia in questo momento si consumano gli stessi reati e devono esserci responsabilità.